benvenuti in questo nuovo video. Come potete leggere dal titolo, oggi vi porto un video sulla skincare. Sapete ormai quanto io sono fissata con la skincare e tutti questi prodotti che vedete li ho praticamente accumulati in un anno. Perché? Perché da un anno sono in cura con la mia dermatologa, appunto, per curare la mia acne. Adesso diciamo che non è rimasto quasi più niente, non è ancora perfetta, però posso dire che sono veramente molto contenta. Quindi in questi mesi mi ha prescritto ovviamente diversi prodotti che nel tempo ho accumulato e quindi ve li volevo mostrare. Sono tutti prodotti ottimi, infatti ve li mostro proprio perché sono dei prodotti che vi consiglio ovviamente di acquistare. Adesso ne vediamo uno per uno, ovviamente un po' alla veloce, e ve ne parlo un pochino. Allora, la mia skincare è composta da diversi step, sia la mattina che la sera. Il primo step è quello dell'acqua micellare, ovviamente con il dischetto. Nel tempo, nei mesi, ne ho provati di più a seconda di quella che mi prescriveva. In questo periodo sto utilizzando lei, che è quella di Eucerin. E niente, in realtà non ho niente, quasi non ha niente di speciale, è semplicemente un'acqua micellare. Questa è Oil Control, quindi se me l'ha prescritta, insomma, è perfetta per le pelli acneiche, quindi comunque mi ci trovo bene e ve la consiglio se magari state cercando un'acqua micellare per Oil Control, quindi se avete la pelle grassa o soffrite di acne, eccetera, eccetera, magari la potete provare. Secondo step della mia skincare è lavare il viso con una mousse, un gel. Io utilizzo praticamente questo, che è uno dei miei prodotti preferiti. In generale amo la marca La Muselab, che tra l'altro è della mia dermatologa. Come potete vedere da qui dietro lo sto divorando, però questo in realtà dura tantissimo, sono in tutto 500 ml, è sia per il viso che per il corpo. Io lo utilizzo solo per il viso, in realtà per questo mi dura molto di più, ne basta davvero pochissimo e lo andate a mettere sul viso con l'acqua e fa comunque diventa una mousse, una schiuma, proprio per lavare il viso, ed è il secondo step. In generale vi consiglio tutti i prodotti La Muselab, soprattutto se avete la pelle acneica, perché sono fantastici. Terzo step della mia skincare è il tonico. Io attualmente sto utilizzando questo qui della Bionike, ma ne ho provati anche altri in passato, però con questo mi trovo bene. Anche questo lo vado a mettere su un dischetto e lo vado a tamponare sul viso. Questo è un tonico rinfrescante, sempre della stessa marca, ci sono anche altri tipi. Io ho preso questo e mi trovo molto molto bene. Ora sto andando un attimino in ordine di step, insomma. Quarto step sarebbe il contorno occhi. Allora, praticamente io ho questo. Questo è l'unico prodotto che non mi ha prescritto la mia dermatologa. Comunque è quello di Yepoda, con cui ho collaborato tempo fa, poi ho dovuto smettere di collaborare con loro perché ho iniziato la cura e quindi non mi andava di mischiare i prodotti della cura con quelli di Yepoda, eccetera, eccetera. Però per quel poco che li ho provati mi sono piaciuti. Comunque il contorno occhi l'ho continuato ad utilizzare perché comunque uno, diciamo, vale l'altro alla fine, basta che è un buon prodotto, e quindi questo qua. In generale i prodotti di Yepoda ve li consiglio perché, vabbè, ovviamente sono coreani e quindi sapete la skincare coreana quanto è insomma fatta bene. Per quanto riguarda il quinto prodotto, dipende dal momento, cioè questi che vi ho mostrato adesso sono gli step che io faccio sempre, sia mattina che sera. Poi arriva l'altro step, che è quello della crema. Ovviamente dipende se è mattina, se è sera, eccetera, eccetera. Se è notte vado ad utilizzare una crema prescritta appunto dalla mia dermatologa, sempre della Muselab, che è questa qui. È una crema protettiva e lenitiva. E la vado ad utilizzare appunto solo la sera, quindi proprio come crema, diciamo, idratante. È questa. Per quanto riguarda invece il giorno, diciamo che ho più creme. Allora, se non devo uscire, quindi so che devo stare a casa, insomma non mi serve una base perfetta sul viso, vado ad utilizzare sempre questa della Muselab, che come potete vedere praticamente ho finito, l'ho divorata. È una crema BB cream, quindi è idratante ma è colorata, quindi vi va anche a dare un carnato migliore.
quindi è così. Perché la vado ad utilizzare quando non devo uscire? Perché sì, è una BB cream, però non è molto molto coprente, nel senso che è più che altro molto idratante, quindi comunque quando so che devo stare a casa la mattina utilizzo questa. Per quanto riguarda invece sempre la mattina, però se so che devo uscire oppure devo girare dei video, insomma mi serve una base un po' più carina, un po' più coprente, diciamo, vado ad utilizzare questa qui. Questa è la mia crema preferita. È sempre una BB cream, infatti come potete vedere è colorata, però rispetto a questa, questa è più coprente. Quindi la differenza è questa, questa è molto più idratante, questa è più coprente, quindi la vado ad utilizzare quando so che mi serve una base un po' più coprente, ecco. E è di Bioderma, la cosa bella di questa è che ha anche la SPF 30, quindi la protezione solare, e niente, secondo me è perfetta, perfettissima. Io ovviamente ho quella per le pelli chiare e niente, questa qua ve la straconsiglio se avete poche imperfezioni sul viso, invece di andare ad utilizzare fondotinta, cipria, 300 trucchi, utilizzate la BB cream, secondo me. Poi, per quanto riguarda la crema, è rimasta questa qui. Questa è praticamente questa, solo che è bianca, quindi non è quella colorata. Questa non la utilizzo attualmente, ma la utilizzavo qualche mese prima, poi mi ha prescritto quella colorata, quindi ho smesso di utilizzare questa. Però non è finita, quindi non la tolgo. E comunque è la stessa, è una crema viso sebo normalizzante di La Muselab, sempre data appunto dalla mia dermatologa. E niente, non mi ricordo se questa la utilizzavo la mattina o la sera, in realtà mi sembra la sera. Comunque è la stessa di quella colorata. Poi andiamo avanti, abbiamo un'altra crema. Questa qui mi è stata prescritta soprattutto all'inizio della cura, perché vabbè, sto facendo una cura, ovviamente non vi vado a parlare della cura, io vi sto parlando solo dei prodotti skincare, però questa cura mi ha portato molta secchezza all'inizio sul viso e quindi mi ha prescritto questa crema proprio idratante. Qui c'è scritto in spagnolo, in italiano non mi viene manco come si dice. Vabbè, idratante, riparatrice, ecco. E quindi comunque è super idratante. Quando la pelle secca metto questa ed è diventa vellutata, quindi è veramente super super. Ed è proprio per chi sta facendo qualche cura contro l'acne, quindi comunque, però è buonissima proprio. Poi, per quanto riguarda le creme, che cosa è rimasta? È rimasta questa qui, che è la crema solare, semplicemente. Uriage 50 più, che utilizzo ovviamente l'estate, anche se per quest'estate me ne ha prescritta un'altra, però adesso non ce l'ho, però comunque ho questa o un'altra. Comunque mi raccomando, utilizzate la protezione solare sempre quando uscite, se è estate, se è inverno. Io per esempio adoro utilizzare questa BB cream perché dentro c'è anche la crema solare 30, la SPF 30, quindi adoro. Però se volete proteggervi ancora di più, mettere anche questa qui prima dell'altra crema è meglio. Comunque questa qua mi piace tantissimo di crema, per quanto riguarda diciamo la crema solare, perché non si assorbe subito e non diventa un pastrocchio come molte creme solari. Andiamo avanti, sono rimasti alcuni prodottini. Allora, questo qui è uno scrub dei SVR. Attualmente non lo devo fare, ma l'ho fatto in passato, nei mesi passati me lo aveva prescritto. Si tratta di uno scrub e lo facevo, mi sembra, una volta a settimana, e mi piace tanto perché dopo che lo facevo avevo la pelle super super tirata, nel senso che era secca e quindi la sentivo tirare, ma tutto il contrario, proprio che la sentivo vellutata, morbida, però sembrava tipo che avevo fatto un lifting, non lo so come spiegarvi. E niente, è comunque questo qua. Poi abbiamo due maschere, sempre della Muselab, prescritte dalla dermatologa. Questa è finita, sono due maschere differenti. Questa è la Sebonorm Metal Mask, mentre questa è la Light Blue Mask, che ancora devo finire. Questa è finita e sono tutte e due comunque contro il sebo, contro l'acne, insomma, lei me le ha prescritte ovviamente e quindi le ho comprate e le ho fatte, ma sono una più buona dell'altra. Questa celeste sa di cioccolato bianco dall'odore ed è fantastica. Questa qua invece è la Metal, vabbè, comunque due maschere ottime, sempre ovviamente di La Muselab. Questo è semplicemente il pennellino di Yepoda, che però utilizzavo con queste maschere.
Adesso rimangono, diciamo che i prodotti skincare sono questi, l'ultimo step della mia skincare dopo aver messo i primi quattro step, poi ho scelto la crema e tutto quanto, insomma, vado ad utilizzare lei, la regina ovviamente, lei è l'acqua termale, questa qui è Vita, ora sto utilizzando questa della Venn, ma ci sono tantissime marche di acqua termale, questa qui è acqua che voi vi spruzzate sul viso appena avete terminato tutta la skincare, lasciate asciugare ed è fantastica, oppure la potete utilizzare anche quando fa troppo caldo in giro, quando siete al mare, insomma è veramente una mano santa, quindi vi consiglio di utilizzarla sempre. E poi qui sotto, non so se voi li vedete, ci sono loro quattro che sono i miei lip balm preferiti, vabbè, non fanno proprio parte della skincare, questi li ho comprati, io li ho trovati su Amazon ma me ne sono innamorata, sono arrivati proprio ieri perché avevo finito la scorta e sono semplicemente dei lip balm, io li adoro, li preferisco alla Belle e quindi niente, sono questi, sono quattro gusti differenti e vi consiglio di provarli, tanto li trovate su Amazon e costano pochissimo, sono della Burt's Bees, non so quale sarebbe la marca, penso questa, che io prima non conoscevo, ma vi consiglio di provarli perché sono fantastici. Bene, questi sono tutti i prodotti skincare che sto utilizzando attualmente o comunque che ho accumulato nel tempo. In realtà nel tempo ne ho accumulati tanti altri che però magari li ho terminati, quindi li ho buttati. Fatemi sapere se voi fate una corretta skincare perché è super importante. E niente, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!